Ciao a tutti. Allora, sono qua con questo video per allarmarvi un po' riguardo a un fenomeno atmosferico che purtroppo anche qua in Italia negli ultimi anni si sta presentando con un'intensità maggiore rispetto a quella con cui si presentava fino a diversi anni fa, ovvero le trombe d'aria, che appunto qua in Italia si sono sempre chiamate trombe d'aria e che però in America si sono sempre chiamate tornado. E siccome in America hanno sempre avuto una maggiore intensità, io ultimamente le trombe d'aria preferisco chiamarle tornado, anche se, come detto poc'anzi, tornado e trombe d'aria sono sinonimo. Vorrei allarmarvi un po' perché ancora in Italia, per quanto io ne sappia, non sono stati costruiti bunkers sotterranei, per quanto io ne sappia, perché non ho visto articoli o servizi al TG che trattassero questo argomento. Però poi magari a mia insaputa, in realtà uno o più sono stati costruiti. A mia insaputa può darsi, ma per quanto io ne sappia, no. Per cui io vorrei allarmarvi consigliando di iniziare a costruirli. Anche se quest'estate siamo stati graziati da fenomeni atmosferici troppo devastanti, forse anche grazie al fermo dovuto al lockdown, no? Che ha portato il clima a ristabilizzarsi un attimino. Però andando avanti, poi superato questo periodo, può darsi che si tornerà ad inquinare come prima, se non peggio, con conseguenze catastrofiche, secondo me. Perché già negli ultimi anni abbiamo potuto osservare fenomeni come quelli che hanno colpito l'Ilva a Taranto oppure il Veneto e sono stati devastanti perché si vedevano macchine in verticale. Vuol dire che in quel caso venti sono riusciti ad alzare macchine, se non addirittura a farle volare via. Secondo siamo stati portati, secondo me, a sottovalutare anche i tornado americani per via di un'immagine sbagliata di questi che i film americani ci hanno donato. Perché in questi film si vedono sì questi vortici d'aria molto veloci, ma in realtà poi dopo le persone, gli oggetti vengono spostati con molta grazia all'interno dello spazio. Invece vi faccio vedere subito un video molto impressionante in cui si vede come questi oggetti vengono sparati come proiettili nell'aria. Oggetti di grandi dimensioni, quindi anche querce, macchine, pezzi di casa, se non addirittura case intere. Guardate un po' se vi sto dicendo una bugia. Guardate, eh. Adesso il cameraman zooma, guardate l'impressionante velocità del vento. Guardate qua.
Quanti, tan 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 tan, alberi vengono sparati nello spazio. Guardate, adesso li contiamo insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questi erano alberi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un albero che vola, detriti sparati come proiettili. Ok. Quindi l'areale furia del vento dei tornati è questa, non quella che ci fanno vedere i film americani. Queste folate ne arrivano all'improvviso. Prima si alza un vento leggero che magari dopo 2 minuti ebbrezza, dopo 3 minuti o 4 inizia a diventare vento moderato, dopo 5 magari si iniziano a vedere gli alberi, no? Che ondeggiano anche nervosamente, e quello è già un momento critico. Quindi sarebbe già opportuno trovarsi dei bunker sotterranei in quel momento. Perché di lì a poco, se doveste trovarvi dentro la vostra casa e non in un bunker sotterraneo, molto probabilmente, fortunatamente ad imposte chiuse per non vedere l'apocalisse, potreste iniziare a sentire rumori di cose che si spaccano o che cozzano contro altre cose, no? E potreste iniziare a un certo punto anche a sentire tremare la casa per le folate di vento che sempre più intense via via impattano contro la vostra casa. Ve lo sareste mai immaginati che anche il vento e non solo il terremoto poteva procurare delle vibrazioni alla vostra casa? Questi sono gli F4 e gli F5. L'ennesima folata a 500 all'ora. Pam! Ti fa partire all'improvviso da 0 a 500 nello spazio come un proiettile te e tutta la tua casa. E a un certo punto, senza neanche il tempo di pensare, vieni disintegrato con la tua casa sul terreno. Ecco perché secondo me sarebbe iniziare a costruire dei bunker sotterranei opportuno. Però io non voglio allarmare più di tanto nessuno. Spero fortemente di sbagliarmi, in questa mia visione Nostradamus-santesca, ok? Niente, tutto qua. Spero di non avervi allarmato troppo, però noto che certi fenomeni in Italia stanno acquisendo intensità. Ciao e buon proseguimento di qualsiasi cosa voi stavate facendo. Ciao ciao.